L'organo che il maestro Giorgio Questa, famoso concertista genovese, ha costruito tra il 1962 e il 1966 e alla sua morte ha donato alla sua ultima allieva, la concertista Maria Grazia Amoruso, costituisce un unicum in Europa. È un organo interamente con canne di legno. Organi con canne di legno ne esistono, ma la particolarità di questo strumento è che è interamente smontabile. È riponibile in 29 casse di legno che il maestro Giorgio Questa ha appositamente costruito e che ha portato in giro in tutta Europa, in numerosi concerti di altissimo livello, con un furgoncino Fiat 750 intitolato La Girobalda, in onore di uno dei suoi maestri preferiti. Pur avendo le canne in pino di Svezia e in castagno francese, il suono di questo strumento, uno strumento rinascimentale con una leggerissima concessione al barocco, ha la caratteristica di avere una sonorità di organo con canne di metallo, precisamente con canne in stagno, tanto è bella la brillantezza e il carattere argentino di questo strumento. Possiede un ripieno esteso fino alla 29ª, un flauto in ottava denominato flauto di bosco, un flauto in duodecima denominato flauto di notte e ai soprani ha un fiffaro e un cornetto che si possono interscambiare. Lo strumento ha 4 ottave distese con prima ottava cromatica, una pedaliera di 25 note costantemente collegata al manuale. Il maestro Giorgio Questa, nel tempo che andava dalle 4 alle 6 ore, riusciva a montare lo strumento, accordarlo, a ritoccare l'intonazione e ad effettuare i suoi concerti. La potenza dello strumento è veramente ragguardevole. In effetti ha suonato in luoghi acustici molto diversificati in tutta Europa, sia all'aperto che al chiuso. La sonorità è da organo di cantoria di una chiesa di medie dimensioni. Le sue caratteristiche sono state molto ben apprezzate dal pubblico bresciano in un concerto che si è tenuto recentemente nella chiesa di San Rocco a Chiari. Come ripeto, la timbrica è eccezionale e solo un ascolto diretto può dare giustizia di uno strumento così bello e così importante.